Approfitto della presenza sul palco della Società Filarmonica Regina Margherita di Gabi, che sarà organizzatrice del raduno delle bande musicali nel 2015, per ricordare a tutti che dal 1 al 14 giugno quest'anno il raduno delle bande musicali appunto si terrà invece nel comune di Ione, e quindi vi aspettiamo tutti numerosi sia per ascoltare concerti che per condividere con noi la festa finale del sabato pomeriggio e del sabato sera. Siamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale ed il capitano Pierre Limans sta servendo alla patria nell'esercito belga quando il suo comandante di reggimento gli chiede di comporre una marcia. Lui inizia l'opera ma non riesce a portarla a termine. Anni dopo, al termine del secondo conflitto mondiale, riceve la stessa richiesta da un gruppo di paracadutisti e, memore del tema utilizzato in precedenza, confeziona una marcia che, visto il lusinghiero successo riscosso, viene tuttora suonata in tutto il mondo. March of the Belgian Parachutists del colonnello John Bourgeois, direttore Renato Young, a voi la Società Filarmonica Regina Margherita di Gabi. Thank you.
Felix Park, noto compositore americano famoso in tutto il mondo, che scrive principalmente per band e brass band, è l'autore di Ballad for Benny. Il pezzo si apre con un'atmosfera serena, mentre una corta introduzione conduce al tema principale di questa ballata, una dolce melodia di valzer suonata dai clarinetti e dai sassofoni. Il suo sviluppo raggiunge il punto culminante, seguito da una sezione di transizione contenente dei passaggi per terze interpretate dai flauti, dai clarinetti e dai sassofoni contralti. Un nuovo punto culminante è raggiunto poi, prima della ripresa del tema principale, dagli ottoni, sopra un contrappunto suonato da legni. Questa esposizione del tema dell'orchestra intera conduce ad una corta coda, basata sulla sezione di transizione, che conclude il pezzo su di una dolce sfumatura creata dal timbro dei legni. Di Phyllis Park, a voi Ballad for Benny, direttore Renato Ion. Thank you.
prima di procedere nella presentazione dell'ultimo brano, chiamerei qui sul palco il direttivo della Fédération des Harmonies, il nostro presidente Elena Valenti, il maestro Livio Barsotti, il maestro Enrico Montanari, non c'è più nessuno, no. Davide Aresu, non so se è tra il pubblico. Cedo la parola al presidente. Sì, si vede, avevano paura di, di salire sul palco per la seconda volta. Solo un attimo di attenzione per fare i doverosi ringraziamenti di rito, innanzitutto all'amministrazione regionale, all'assessorato istruzione e cultura della regione che ha creduto in questa iniziativa e ci ha sostenuto con un contributo, ed ugualmente il BIM. Poi ci tengo a ringraziare la commissione d'ascolto che è stata con noi per tutte e tre le serate. Eccoli. Non avevano paura. Tutte le bande che hanno prestato gli strumenti ALG e in particolare il gruppo filarmonico di CAR, la banda musicale di Aosta soprattutto, che ha dato il contributo maggiore, e il coro filarmonico de Châtillon. Poi è da ricordare e da ringraziare chi ha aiutato in questi giorni per la predisposizione del palco, perché comunque questa manifestazione, per quanto semplice e essenziale, ha richiesto della manodopera, quindi si è adoperato soprattutto Davide Rietti per posizionare sedie, elegie e tutto quanto. È un ringraziamento molto sincero per chi ha presentato le serate, quindi in primis Enrico Montanari, che ha presentato fino a oggi pomeriggio. Grazie mille. E poi, Paola Cipriano, che è qua nell'angolo, ma che è stata un validissimo sostituto. Infine, ci teniamo a ringraziare tutti i gruppi che hanno partecipato a questo primo Festival des Harmonies, nella speranza che l'anno prossimo l'esperienza possa ripetersi e magari crescere, vedendo una partecipazione di tutti i gruppi per il bene delle nostre bande musicali. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, il pubblico è stato presente a tutti e quattro i nostri appuntamenti e questo è importante per continuare nel nostro lavoro. Grazie. Cedo il microfono al vero presentatore del festival, il maestro Montanari. Grazie Paola. Non a caso è la banda musicale Regina Margherita a concludere la rassegna, la banda forse più alta della Valle d'Aosta e la banda che poi ospiterà il 43esimo raduno delle bande musicali il prossimo anno a Gabi. Vi avevano ricordato prima, quest'anno invece a One, a partire dal 1 giugno, il concerto della banda musicale di One, e poi a partire da venerdì 6 fino a venerdì 13 tutti gli altri concerti, per arrivare a sabato 14 al Rassemblement di tutte le bande al pomeriggio. La cena, la festa e poi Italia-Inghilterra a mezzanotte, vero? La sabbie del Sahara. E questo l'ultimo brano di tutta la rassegna e del concerto della Società Filarmonica Regina Margherita di Gabi. Sabbia del Sahara dipinge musicalmente un quadro mozzafiato e drammatico della desolazione, l'intrigo, la cultura e la complessa storia del paesaggio nordafricano. All'inizio le percussioni imitano tramite effetti particolari i suoni del vento, mentre una misteriosa melodia affidata al flauto richiama alla mente un'oasi nel deserto. All'improvviso irrompe un tema aggressivo e pulsante che, affidato a tutte le sezioni, spinge e sostiene il pezzo fino alla fine. L'introduzione è brevemente ribadita e il pezzo si conclude in uno splendido crescendo di colore e intensità. Di Larry Nick, Sand of Sahara, la banda Società Filarmonica Regina Margherita di Gabi, direttore Renato Ion. Arrivederci a tutti, a One.
Grazie a tutti per aver condiviso con noi questa serata e vi auguriamo una buona notte. A presto.